Ministro dell'Interno ritira i militari da Prato, Biffoni, ennesimo sgarbo del governo alla città. Una rotatoria per regolare e mettere in sicurezza l'incrocio tra via Ferrucci e viale della Repubblica. Gli studenti della Don Milani alle finali nazionali della First Lego League col prototipo di un robot. Una buona giornata dalla nostra redazione e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Niente più militari a Prato. La decisione del Ministero dell'Interno è stata comunicata al sindaco Matteo Biffoni, che parla di un nuovo sgarbo ai pratesi da parte del governo. I particolari nel servizio di Marco Manzo. Da lunedì i militari che pattugliavano i luoghi sensibili della città lasceranno Prato. La notizia è stata comunicata al comune dal questore tramite il Ministero dell'Interno. Da Roma è appena arrivato un nuovo sgarbo ai pratesi. Prima la dimenticanza nel decreto per il riuso degli scarti tessili, poi i 100 milioni per l'innovazione di imprese e università spariti, ora il ritiro dei militari per destinarli ad altra sede, ha commentato con disappunto il sindaco Matteo Biffoni. Erano una presenza tranquilla, apprezzata dai cittadini, che aiutava le nostre forze dell'ordine in alcuni luoghi sensibili come le stazioni, ha aggiunto il sindaco. I militari erano stati destinati alla nostra città per la vigilanza di obiettivi sensibili come le stazioni, appunto, a cominciare dal serraglio. La comunicazione ufficiale è arrivata al comune con una nota a firma del questore che informava della decisione del Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero di togliere la presenza dei militari a Prato a partire dal prossimo 25 febbraio. Il Ministero deve spiegare ai pratesi il senso di questa decisione. I militari con la presenza in luoghi come le stazioni permettevano di liberare almeno da questo impegno di pattugliamento le forze dell'ordine come polizia e carabinieri, contribuivano a un controllo in città, ha sottolineato Biffoni. Questa decisione ha come risultato solo l'aumento del carico di lavoro per la Polizia di Stato e le altre forze dell'ordine, ha concluso il sindaco. In arrivo una rotatoria per regolare e mettere in sicurezza l'incrocio tra via Ferrucci e viale della Repubblica. Da lunedì la posa del New Jersey di plastica al posto dei cordoli. Vediamo. Cominceranno lunedì i lavori per realizzare una rotatoria a New Jersey all'incrocio tra Viale della Repubblica e Via Ferrucci. La soluzione studiata dall'ufficio traffico del comune eviterebbe la svolta a sinistra verso Via Ferrucci dei veicoli provenienti dal centro Pecci. Una manovra permessa solo ai mezzi pubblici e agli autorizzati e che ha già provocato vari incidenti. La prossima settimana saranno posti dei New Jersey in plastica per effettuare una simulazione. La prova durerà all'incirca 3-4 giorni e se l'esito sarà positivo si comincerà a costruire la rotatoria vera e propria che prenderà il posto dei cordoli e degli sparti traffico, con il conseguente spegnimento del semaforo pedonale. Questo incrocio tra via Ferrucci e via Repubblica mostra degli elementi di criticità enormi. Ho voluto fare la conferenza qui sul posto proprio perché fosse evidente a tutti e da mezz'ora siamo qui e è proprio evidente la pericolosità di questo incrocio. Abbiamo visto che ci sono le dimensioni per fare una rotonda e quindi metterla in sicurezza. Il lavoro comincerà fin da lunedì prossimo e verrà fatta una rotonda di prova a New Jersey di plastica per verificare i raggi di curvatura e che non ci siano problemi di traffico particolari e dopo si procederà alla definitiva installazione della rotonda. Questo appunto serve per togliere una delle cose più irrazionali che ci sono a Prato, ovvero una svolta consentita solo all'autobus su striscia continua bianca. L'intervento fa parte del progetto di riqualificazione di Viale della Repubblica previsto dal piano urbano di mobilità sostenibile, finanziato dal Ministero dei Trasporti con 420.000 euro, grazie al quale sono stati ricavati altri 20 posti auto a compensazione dei 14 lungo il Viale della Repubblica e la corsia preferenziale di fronte al Pecci, che saranno eliminati per far posto alla pista ciclabile, in continuità con la zona 30 che sarà istituita in via Ferrucci. Allarme rifiuti anche nell'edilizia, a lanciarlo è Confartigianato Imprese Prato, che parla di situazione insostenibile e al limite del paradosso. Da oltre 6 mesi Alia non recepisce più i rifiuti speciali delle aziende edili, che non possono così smaltire gli scarti di produzione. Cantieri e magazzini sono diventati delle discariche che, in quanto abusive, rischiano anche una condanna penale, denuncia l'associazione di categoria. Se abbiamo in qualche maniera tamponato il problema dei calcinacci, resta comunque il grosso problema di dover smaltire i rifiuti e degli scarti di lavorazione.
Questo è un problema che già nel tempo si era verificato, ma si è acuito proprio in questo momento. Di fatto, quando si esegue delle lavorazioni e soprattutto quando i cantieri sono piccoli, i nostri associati hanno un'esigenza oggettiva alla sera di dover smaltire i rifiuti di lavorazione. Quando intendo i rifiuti di lavorazione non sono i classici calcinacci, ma anche cartoni, nylon, legname e delle volte anche sfalci e potature. Purtroppo le nostre aziende avevano anche dei contratti con Alia. Per un problema tecnico-organizzativo in questi ultimi tempi non è più possibile conferire. Qual è la situazione ad oggi? Quando si tratta di rifiuto, il rifiuto di per sé è un, fra virgolette, prodotto che va gestito con determinate prescrizioni. È chiaro che tanta quantità di rifiuto in un unico posto può generare anche dei rischi di incendio o di altro genere, di natura anche igienica. Il problema è che tutte le volte che i nostri artigiani completano un'operazione o un lavoro hanno la necessità di dover smaltire del materiale. Questo, con tutta la buona volontà, deve essere fatto con delle risposte che non dipendano certamente dai nostri artigiani. Quali sono le vostre richieste? Beh, chiediamo che il problema dei rifiuti sia trattato a livello organico. Noi ci siamo battuti come Confartigianato anche sul tema dei rifiuti tessili. I rifiuti tessili è un problema eclatante, ma è solamente la punta di un iceberg di condizioni che tutte le categorie economiche si trovano a dover affrontare. Quindi nelle sedi opportune, che siano le sedi comunali piuttosto che provinciali o addirittura regionali, noi chiediamo che ci sia un tavolo, una situazione, un progetto organico per poter addivenire alla soluzione dello smaltimento dei rifiuti. Robot realizzato con i mattoncini della Lego, gli studenti della Don Milani si sono qualificati alle finali nazionali del concorso di scienza e robotica First Lego League. Ce ne parla Mattia Vignolini. Ci saranno anche i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Don Milani di Prato alle finali nazionali della First Lego League, il concorso di scienza e robotica organizzato dalla Lego, che ha visto partecipare 177 gruppi di studenti di tutta Italia. Lo Space Team, infatti, questo nome scelto dai ragazzi pratesi tutti di terza media, ha vinto le selezioni regionali con il suo robot prototipo e il 9 marzo se la dovrà vedere a Rovereto con gli altri 28 gruppi italiani selezionati. Noi siamo orgogliosi di questi ragazzi perché hanno intrapreso un percorso proprio con quella didattica laboratoriale che è richiesta ora dalla nuova scuola. Quindi c'è una volontà proprio di mettersi in gioco e di applicare subito le conoscenze che apprendono nella lezione con i professori. Quindi c'è un lavoro continuo, un lavoro che sta dando tante soddisfazioni all'Istituto Don Milani, ma non solo, ecco, all'intera città. Noi crediamo che le nuove tecnologie siano una competenza fondamentale per i ragazzi, sono una competenza fondamentale che non può che avvenire in maniera democratica a disposizione di tutti i ragazzi, addirittura all'inizio del percorso scolastico. Il fatto che si possa avere accesso alle nuove tecnologie e internet è diciamo, un elemento che può migliorare le competenze dei ragazzi e la dimostrazione diciamo ce l'abbiamo oggi. In una scuola come le Don Milani si riesce ad avere, come dire, la classificazione a un concorso nazionale di robotica. È già la seconda volta che gli studenti della Don Milani arrivano in finale e quest'anno, oltre ad aver realizzato un progetto per favorire il riposo degli astronauti nello spazio che verrà giudicato dalle giurie, i ragazzi dovranno affrontare una gara in cui portare a termine una missione in 2 minuti e mezzo. L'obiettivo finale secondo noi è raggiunto, quello di riuscire a farli lavorare insieme in modo corretto, in armonia e facendoli divertire. Questo penso sia la strategia che fa sì che questo progetto porti i frutti che ogni anno migliorano. E passiamo adesso allo sport, al calcio. Il Prato vuole dimenticare in fretta il pareggio di domenica scorsa contro lo Scandicci. Domani al campo sportivo Nelli di Ostia arriva il Viareggio. Particolari nel servizio di Massimiliano Masi. Resettare,
Il Prato cerca di dimenticare gli ultimi minuti della partita di Scandicci, nella quale ha dissipato la possibilità di centrare la quarta vittoria consecutiva, facendosi raggiungere proprio a tempo scaduto. Rimane un pareggio beffa che comunque allunga la serie positiva dei Lanieri. La squadra di Alessio De Petrillo si rituffa adesso in campionato, affrontando il Viareggio, domani con inizio alle ore 14.30 al campo sportivo Adonelle di Montemurlo. Sicuramente andiamo a cercare di vincere il Viareggio, questo è la cosa più naturale da fare. È chiaro, ora c'è amarezza, però ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo. Una sfida alla portata del Prato, che affronta una squadra giovane che sta attraversando un periodo delicato a livello societario, con l'esonero di due allenatori. Prima l'ex biancazzurro Pagliuca, successivamente Aiello, per affidarsi nelle ultime due partite al giovane Biancalana. Per la serie, panchine girevoli, ma nel vero senso della parola. Inoltre la scorsa settimana c'è stato l'esonero del direttore sportivo Alberto Reccolani, al quale è subentrato Gianni Petrollini. Insomma, una situazione davvero effervescente in casa bianconera. Il Prato si presenterà alla sfida con il Viareggio dovendo rinunciare a Toccafondi infortunato e quinto fermato per un turno dal giudice sportivo. Per quanto riguarda la formazione iniziale, il tecnico Alessio De Petrillo dovrebbe optare per Fontanelli in porta, mentre in difesa agiranno Piroli, Bassano e Sciannamè centrali, con Marini e Tomi sugli esterni. A centrocampo Gargiulo con Carli, mentre Quassi agirà a ridosso delle due punte Fofanà e Moreo. Sarà un Prato carico a mille, alla ricerca della terza vittoria consecutiva in casa, per cercare di proseguire la rincorsa alla zona playoff, ancora matematicamente nella disponibilità di raggiungimento per la squadra biancazzurra. E questa era l'ultima notizia, il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per questa sera alle 20.30. Grazie per averci seguito e arrivederci.